Venditalia 2022 continua. Siamo allo stand di PayTech, l'azienda di sistemi per il pagamento elettronico per il vending, e ci troviamo in compagnia del suo CEO Gianmarco Bruggini. Gianmarco, bentornato anche tu dopo ben 4 anni dall'ultima Venditalia. Grazie Fabio, per noi è stato un grandissimo piacere poter rientrare dopo tutto quello che abbiamo vissuto in questi anni e poterlo fare insieme a tantissime persone, clienti, ma soprattutto anche a tanti amici, tanti colleghi di questo settore. E quindi è stata soprattutto una grande occasione per ritrovarsi, per riabbracciarsi o perlomeno potersi riparlare. Ma anche, ecco, ma anche soprattutto per mostrare quelle che sono le vostre tante novità destinate al mercato del vending. Assolutamente sì, dopo tanto tempo abbiamo portato avanti tanti progetti anche durante questo periodo di confinamento. E per citarne solo alcune, abbiamo sicuramente portato avanti e sviluppato sempre di più la tecnologia di elettronica di pagamento con il nostro sistema Opto, che non è più ormai solo un sistema di pagamento, ma sempre di più uno strumento, una piattaforma per comunicare, per raccogliere informazioni e quindi per interagire col distributore e chiaramente col consumatore. Inoltre l'andamento, la richiesta sempre più massiccia che abbiamo avuto in questi anni per il pagamento elettronico e anche per il pagamento con carta ci ha fatto andare a proporre un vero e proprio POS che in diverse applicazioni e in diverse situazioni aiuta a ridurre la dipendenza del contante. Dico questo anche se noi, come immagino tutti sanno, continuiamo a investire e a proporre soluzioni nell'ambito della monetica, quindi del pagamento con monete, con banconote, nelle varie forme, rendiresto, validatori, accettatori, eccetera, eccetera. Per ultimo, annunciare anche da qualche settimana, mese, abbiamo immesso sul mercato una nuova chiavetta chiamata PIT2, che oltre ad essere totalmente compatibile con i lettori e con quei sistemi che sono già sul campo da tantissimi anni, che stanno comunque continuando a lavorare con la massima soddisfazione, contiene delle importanti nuove funzionalità, soprattutto in termini di sicurezza e di usabilità. Diciamo che proprio in merito a questa chiave possiamo dire che è perfettamente inclonabile. Chi vivrà vedrà. Quello che possiamo dire noi è che abbiamo introdotto anche in seguito a diverse, come dire, inquietudini da parte di clienti e non clienti, delle nuove funzionalità che rendono lo strumento sempre più sicuro anche di fronte a nuove tecnologie di hackeraggio. Gianmarco, grazie, sei stato assolutamente conciso, veramente molto breve e rimasto dunque nei tempi televisivi che ci diamo ogni qualvolta ci rivediamo dinanzi alle telecamere e al microfono di vendingtv.it. Diamo a tutti loro un indirizzo di posta elettronica per potervi contattare nel caso in cui si desiderino delle informazioni, entrare in contatto dunque con voi e chissà aprire delle relazioni commerciali. I siti sono i soliti www.paytech.it o paytech.eu. Importante anche sapere che da circa un anno a questa parte abbiamo aperto un vero e proprio e-commerce dove i nostri clienti possono acquistare tutta la nostra gamma di prodotti a delle condizioni particolarmente vantaggiose, per cui vi invitiamo anche ad esplorarlo e a vedere se trovate delle occasioni a voi propizie. Grazie Gianmarco, noi allora continuiamo per presentarvi altre novità viste qui a Venditalia 2022. Noi ci rivediamo prestissimo, ne sono certo, magari con un vending focus, i nuovi webinar che stiamo realizzando con i tanti attori della distribuzione automatica. Ci conto Fabio, un bello vederti qua. Grazie anche per me e anche per tutti loro. Amici, non andate via, noi continuiamo.